Triste Natale a Pieve Belvicino per le centinaia di persone che si sono affidate ad Emilio Zamberlan, artigiano calzaturiero veneto, venuto a mancare in questi giorni di fine 2023. Il suo calzaturificio, che porta il cognome e marchio, è stato un esempio di imprenditoria capace di travalicare il tempo e di puntare in alto, come quelle vette verso cui le scarpe adatte per affrontare la montagna sono state prodotte dalle sapienti e abili mani di Emilio e dei suoi fidati collaboratori, a partire dai figli Maria, ospite di recente a Radio Eco Vicentino, e Marco Zamberlan. L'epigrafe che ha annunciato la morte del figlio del calzolaio fondatore, avvenuta a 80 anni, è stata fissa nel giorno di Santo Stefano a Torre Belvicino, il comune dove il pensionato aveva costruito la sua attività nel suo laboratorio di Pieve, e soprattutto alle pendici di quel massiccio del Pasubio, da subito fonte di ispirazione quanto terreno da scalare per costruire il proprio successo. Fu proprio il calzaturificio vicentino Zamberlan tra i primi in Italia ad introdurre le suole di gomma in collaborazione con Vitale Bramani, azienda Vibram, in una sorta di pioniera scarpa tecnica in sostituzione di quelle in voga un secolo fa, costruite con il legno e per nulla adatta a salire tra sentieri e pietre delle piccole Dolomiti e le Alpi. La storia della famiglia è raccontata in un libro intitolato Un libro fatto di scarpe. Nel loro DNA ereditato di generazione in generazione non ci sono solo la passione per i monti e l'alpinismo, ma la laboriosità legata al prodotto cucito a mano da abbinare alla tecnologia indispensabile per concorrere al mercato. Dall'entrata in azienda di Emilio negli anni 70, portando la sua visione senza confini, anche per così dire in larghezza oltre che in altezza, le scarpe per la montagna prodotte in Alto Vicentino sono state esportate in Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Canada, ma anche Australia, Corea del Sud e Giappone, calamitando interesse e gradimento di decine di migliaia di escursionisti per il mondo, trovando soluzioni per i piedi di ognuno in ogni dove con il contributo degli stessi clienti.